Buongiorno, oggi sto un pochettino meglio e mamma mia, fa freddissimo. Niente, mi preparo una colazione. Oggi vado di porridge alla banana, kefir al melograno, lampone e ora aggiungo un po' di burro d'arachidi. Prontissima per affrontare questa giornata e il freddo, perché ho deciso di andare a piedi. Vediamo se ce la faccio e sopravvivo. Io generalmente andavo sempre in bici e quindi ormai ero temprata, anzi, l'anno scorso non mi ammalavo. Non si apre il cancellino. Dicevo che l'anno scorso non mi ammalavo quasi mai perché, secondo me, col fatto che andavo sempre in giro in bici su, e tutto, ero bella temprata e quindi, non lo so, volevo riprendere un po' l'abitudine di muovermi fuori al freddo. So che sembra assurdo, ma aiuta, aiuta. E no, poi per evitare di prendere sempre la macchina, almeno in queste giornate che non piove, cerco di andare a piedi. E solo che è un finino tardi, quindi ora devo spicciarmi e facciamo un bel già movimento di prima mattina. Voi invece come vi muovete per andare al lavoro, in università, insomma, fare le vostre, affrontare le vostre giornate? Immagino chi riesce in macchina perché sono poche le città dove effettivamente ci si muove tanto a piedi o in bicicletta, tipo come da me, che non è purtroppo così. E niente, fatemelo sapere nei commenti. Beh, ottimo, alla fine sono riuscita anche ad arrivare un attimo in anticipo, quindi top questa camminata mattutina, anche se sono un po' ghiacciata, ma mi ha risvegliato. Quindi ora giornatina di statistica e educazione. Let's go! No! 5 minuti di pausa, bagno e crecherini. Allora, lezioni finite per oggi e dai, lezione anche carina di psicologia dell'educazione perché abbiamo fatto il pensiero creativo, il problem solving creativo, quindi come appunto stimolare la creatività, molto bello. Allora, prima di andare a casa mi è venuto in mente che devo prendere la carta per incartare il regalo del mio compagno che domani fa gli anni e quindi siamo venuti qui con Chiara e guardate già dalla vetrina. Vedo il Natale, ovunque Natale. Allora, sacchetto recuperato, così stasera poi lo incarto. Spero di avere qualche tipo nastrino, qualcosa di carino a casa. E niente, ora torno a casa, si è fatto un po' tardi e ho famissimo. Io non so neanche cosa mangiare, però dai, la gastrite sembra un pochettino meglio, quindi speriamo di recuperare. E poi niente, dedicherò il pomeriggio allo studio. Allora, eccomi arrivata a casa, ero molto indecisa su cosa prepararmi, visto che è già l'una e un quarto. Ovviamente ho acceso già sulla signora in giallo, visto che sono da sola oggi, me la guardo. Niente, alla fine ho optato per farmi gli albumi che erano aperti e dovevo consumarli, quindi mi farò una frittatina di albumi e ho il riso venere, già pronto e quindi magari mangio quello. Finalmente pranzetto. Allora, vi faccio vedere il sacchetto che ho preso, proprio semplice così a me piacciono tipo questo effetto cartone. E questo è il regalo, tanto posso spoilerare perché uscirà domani. E questo è il libro che avevo preso per il mio amico con tanto di dedica. E ora gli aggiungerò giusto una frasetta io e spero che ci sia. Sì, direi che ci sta perfetto. Top. Ecco qua, adesso incarto e siamo a posto. Poi domani mattina pensavo di passare a prendere una briochina al cioccolato che ho chiesto alla sua ragazza, non sapevo se gli piacesse un gusto in particolare perché quando avevamo fatto colazione una volta insieme è capitato che lui prendesse la brioche vuota e quindi ho detto, boh, chissà qual è il suo gusto preferito.
per cui passerò a prendergli una briochina al cioccolato e l'altra mia compagna recupera una candelina rosa, però fa niente, e abbiamo solo quella, anzi tra l'altro ora finché mi ricordo porto l'accendino e così domani facciamo questa mini sorpresina. Dedica fatta e ora semplicemente pronto, lo decorerò stasera. Ok, mi sono preparata la merenda da portarmi in biblioteca. Ora vi faccio vedere che bellino. Praticamente questo funziona così, che ho due tappi. Nel tappo sotto ho messo lo yogurt greco con il miele e in quello sopra, non vorrei ribaltarli, i cereali con le mandorle. Così poi io verso e i cereali almeno non si inzuppano finché non sono, perché poi diventano tutti molli. E niente, quindi questo e una bananina mi porto, poi vedo cosa mi va di mangiare. In realtà ora vorrei farmi un ginsenghino prima di andare, Luni, anche se so che ho avuto la gastrite fino a ieri, però in teoria il ginseng non dovrebbe causarmi problemi con la caffeina. Che dite voi? Ci provo. E niente, poi si va a studiare, forza che oggi deve essere una giornata super produttiva. Allora, sono quasi arrivata in biblioteca. Tra l'altro, madonna, questa porta è pesantissima. Oggi proverò un nuovo posto. In realtà è un posto che assegnano, o meglio, sono riservati ai docenti e ai dottorandi, però era tutto strapieno, non trovavo un posto, quindi ho prenotato quello. Spero che non venga nessuno a chiedermi se sono una docente, anche se per l'età potrei essere tranquillamente una dottoranda. E quindi niente, vado a provare questa nuova ala della biblioteca che non ho mai provato, perché appunto di solito io vado sempre nella mia stessa e oggi non c'era posto. Dunque guardate che bello che è il beato. E niente, quindi andiamo a esplorare questa nuova ala e speriamo sia bellino il posticino che ho scelto, o meglio, l'unico disponibile. Sono le 6:30 e io sto uscendo dal Beato. Sta iniziando anche a piovere ed è ovviamente buiissimo. E torniamo a casa. Qui a Padova c'è molto, molta attività, molto movimento sulle tematiche sociali e gli studenti protestano molto. E come avete potuto vedere nel Dipartimento di Lingue stavano proprio facendo una conferenza, una riunione, insomma, si erano trovati per parlare della guerra e ci sono varie proteste appunto in varie parti della città, come vi dicevo l'altro giorno davanti a casa mia, ma spesso le abbiamo viste anche quando è venuto Dani in centro. E niente, quindi giusto per portarvi un po' anche qua com'è la situazione, come si attivano gli studenti su quel fronte. Comunque ho un po' di mal di testa, infatti ho detto vabbè basta, è inutile che sto qua ancora molto. Ho fatto un po' di materie, non avevo definito chissà quali programmi, volevo giusto toccare un po' di materie, così è stato. Avrei potuto fare di più, sì, però dai, abbiamo già fatto qualcosa. Nei prossimi giorni cercherò di mettermi un po' più al pari. Ho deciso, visto che sono appena arrivata a casa e non è ancora orario di cena, di fare questo meal prep infrasettimanale, tanto poi settimana prossima giovedì torno, quindi dovrebbe bastarmi. E quindi metto su a cuocere le verdure, intanto
metto via il pollo che avevo comprato ieri e devo tagliarlo, cioè dividerlo, insomma, di solito faccio tra i 100 e i 150 grammi, lo metto in congelatore e quindi niente, faccio questi due passaggi. Allora, vediamo se riesco a far uscire le verdure come me le fa Dani. Sto tagliando i peperoni intanto. Ho messo quello verde perché Dani stabilisce che c'è anche un ordine in base al colore di entrata in padella. Quindi prima il verde, poi il rosso che non ho però, quindi poi vado diretta di giallo. Allora, le verdure sono quasi pronte, poi vi faccio vedere il risultato finale, ma non sarà mai uguale a quello di Dani. Nel mentre ho tagliato e insacchettato il pollo e l'ho già messo in freezer. Quindi ho tenuto fuori due porzioni, una per stasera e una che cuocio già stasera per il pranzo di domani. Quindi aspetto che finiscano le verdure e posso celare. Allora, non male, ma le ho lasciate troppo perché il peperone si è sfaldato. Ho messo troppo tardi le zucchine, ma vabbè, miglioreremo con il tempo. È il momento del secondo panettoncino pera e cioccolato alla faccia della gastrite, però oggi sto meglio. Finito di far bordello? Finito, Proviamo. È molto carino, ma anche il profumo è carino. Quella sarebbe l'unica pera o ce ne saranno altre? No, però è buono. Dunque, sono stata molto brava perché non ho finito tutto il panettone e panettoncino, quindi ne posso mangiare un pochettino domani. E come vedete sono già qua in modalità tisanina e ho fatto una doccia, poi abbiamo acceso un po' il riscaldamento e quindi ho girato per tutta casa mettendo sui caloriferi le cose che dovevo finire di asciugare. Ho finito di impacchettare il regalo di Seba, ora ve lo faccio vedere. La mia coinquilina mi ha gentilmente prestato barra regalato quel fiocchettino, così è diventato ancora più carino. A parte questo, volevo raccontarvi che mi sono dimenticata che ieri ho finito la serie TV che stavo guardando, Biohacker, per chi se lo fosse perso, bellissima. Mamma mia, pazzesca, veramente straconsigliata, a me è piaciuta tanto e niente, quindi adesso recupererò un po' di consigli che mi avete dato su serie, film e quant'altro e mi metterò dietro a guardarli. Però stasera non lo so cosa farò perché sono già quasi le 10, è un po' tardino rispetto alla mia tabella di marcia e domani mi aspetta una bella giornata impegnativa, quindi devo cercare di riposarmi il più possibile perché sarò in uni tipo dalle 8:30 fino boh, tipo alle 6 se reggo, quindi sarà un po' tosta e per cui insomma devo un attimino riposare e niente, poi per il weekend volevamo andare con le mie compagne di corso a Treviso da casa di una nostra appunto amica, ma alla fine non c'era quasi nessuno, quindi abbiamo rimandato, per cui abbiamo deciso che sarà un bel weekend di studio al Beato però almeno poi settimana prossima che torno a casa sono un po' più tranquilla. Bene, quindi io vado di tisanina, poi domani vi faccio sapere se inizio qualche serie TV o qualcosa e niente, quindi vi ringrazio come sempre per essere stati con me quest'oggi. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, a seguirmi sui miei social e iscrivervi al canale delle parole, se no vi perdete poi questi fantastici contenuti. Noi ci vediamo come sempre domani. Ciao!